Bentornati a tutti ragazzi, sono Everett e stavolta vi porto un contenuto, un video, un heist che nessuno ha mai fatto al mondo. Cioè, praticamente finire un colpo camminando solamente all'indietro, cioè soltanto usando il tasto S della tastiera. In questo video, infatti, come noterete, non userò il tasto W e userò ogni tanto i tasti A e D, cioè sinistra e destra, per posizionarmi comunque camminando all'indietro. Allora, ho voluto portare Shadow Ride, cioè ombre cinesi, ovviamente in Apocalisse, ovviamente da solo, perché per gli spazi più che altro, perché gli spazi comunque sono ampi, quindi ci si può muovere abbastanza agilmente. E se questo video raggiungerà, voglio almeno 70 mi piace, ragazzi, perché è stata veramente dura, farò anche Marky Station. Almeno ci proverò. Devo dire che comunque, anche se è stata dura, perché le prime volte, le prime 2-3 volte sono arrivato ad avere 10 borse, e ovviamente non ancora messe nel van, comunque al sicuro. Ogni volta mi sgamava o una guardia che era davanti a una telecamera, o una guardia che allertava un civile, quindi si allertava la telecamera. Quindi in questo video prima parto con il cortile, come sto facendo adesso, cioè apro i container rossi eccetera eccetera, e poi andrò a prendere le telecamere. In ogni caso, ragazzi, io spero che questo video vi piaccia molto, perché comunque è un video innovativo. Cioè, a me è venuto... Ecco, per esempio, questa è una cosa abbastanza strana, che una guardia non si allerti guardando me con una pistola, però vabbè, fa niente. E dicevo, stavo pensando a cosa fare di innovativo su Payday 2, E non mi veniva in mente niente, perché comunque, ragazzi, come ho già detto più volte, io da solo o il TR Clan in generale, abbiamo già fatto praticamente tutto, anche togliendo praticamente, abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto loud, stealth, in tutte le maniere, abbiamo fatto, c'è la playlist degli achievement sul canale. Abbiamo fatto mappe stealth in loud e mappe loud in stealth attraverso ovviamente le mod e anche non, vedi centro commerciale o piromane. E quindi stavo pensando a un contenuto, abbiamo fatto anche custom map ovviamente di mod. Ecco, se questo pezzo dura un pochino è perché ero incasinato col fatto di saltare sui container e all'indietro, che non è facilissimo, vi assicuro. E dicevo, mi stavo interrogando su cosa e come portarlo sul canale, ovviamente a proposito di Payday 2. E quindi mi sono detto, ma cavolo, ma ci sarà qualcosa che nessuno ha ancora fatto, però... qualcosa di abbordabile, non impossibile, come per esempio, non so, fare una missione Apocalisse da solo in loud bendato. Cioè, quello ovviamente non è possibile. E quindi mi sono detto, cavolo, ma ci sarà qualcosa. Poi stavo guardando l'albero dell'abilità del Ghost, cioè dello spettro, e mi sono detto, cavolo ragazzi, ma qua c'è l'abilità di... correre in tutte le direzioni, e questo vuol dire anche correre all'indietro. Io la prima volta che l'ho vista quando questa abilità, perché non la usavo mai, anche perché mi sembra fosse un'abilità, anzi ne sono quasi certo, fosse un'abilità che si poteva avere soltanto spendendo un tot di punti, e quei punti ovviamente io li spendevo in altro. E la prima volta che vidi questa abilità era nel video di Kinzo del Car Shop, che ha fatto un macello di visualizzazioni, perché è stato veramente un pro come al solito. Infatti lo saluto se sta guardando il video. E sono rimasto colpito perché lui la sapeva usare molto bene. E vabbè, io non l'ho mai saputa usare fino adesso, perché comunque non mi sono mai interessato alla cosa,
E, però comunque mi ricordo che rimasi colpito perché lui praticamente, visto che c'era la guardia ancora ai tempi, quando era uscito Car Shop, c'era ancora la guardia davanti all'ufficio dove bisogna praticamente entrare mettendo la tessera e dove c'è poi il nome dell'impiegato che bisogna cercare. Rimasi colpito perché lui fece uno scatto in avanti, mise la tessera e poi scattò all'indietro. E so che può sembrare una cavolata, ma andatelo a vedere. È veramente una cosa innovativa perché ai tempi non si usava questa abilità. E invece lui la usava molto bene. E quindi io, colpito da questa cosa, ho deciso di portare appunto un heist solamente con questa abilità. Ovviamente ci sono anche le altre abilità dello stealth, eccetera, eccetera. Però comunque questa è l'abilità principale che fa sì che questo heist sia possibile da fare in questo modo. Allora, io adesso sto salendo alle telecamere come stavo dicendo prima. Intanto mi sembra sia arrivato già il container con dentro l'artefatto. E quindi scassino la serratura uccidendo la telecamera. Sì, la telecamera. La guardia delle telecamere. E quindi le telecamere non sono più un problema. Dentro troviamo la tessera, ovviamente, e il cercapersone a cui rispondere. E poi lì in fondo, dove sto guardando più o meno adesso, c'è una borsa di soldi che si può prendere. Quindi andiamo a prendere la borsa di soldi e siamo a quattro borse che abbiamo. Qui poi, ovviamente, mi incastro dentro la porta perché non avendo gli occhi dietro le orecchie non posso vedere dove vado. Ma più o meno, dai, posso dire di essermi orientato abbastanza bene in questa missione. Uccido anche questa guardia, così poi avremo il piano tutto per noi, il terzo piano tutto per noi. O il secondo, dai, facciamo il secondo. E quindi dopo andrò a usare questa tessera che ho in mano, e anche questa qua che è terra, per aprire le due gabbie che ci sono dietro di me in questo momento. E quindi mi assicurerò altri due borsoni. Quindi due più uno che è a terra vicino al furgone, siamo a tre. Poi quello che ho lanciato sopra lo scaffale, quattro. Più i due della gabbia, sei. E poi svaligerò praticamente tutto questo piano. Fino ad arrivare a 10 borsoni, mi sembra, ma comunque poi lo vedrete. Poi qua ovviamente faccio vedere che uccido anche il civile, così non abbiamo più problemi di persone che pascolano sul piano. E quindi poi andrò solamente a prendere due borsoni che rimangono nel secondo piano, o meglio, il primo piano, quello della warehouse proprio, dove si trovano un sacco di crate. E niente, ragazzi, praticamente l'heist è bello che è fatto. È una cosa divertente da fare perché comunque se siete persone come me che hanno più di 2000 e mi sembra 200 ore di payday, adesso non mi ricordo, e avete già fatto tutte le missioni, avete già fatto tutte le cose possibili immaginabili, è una cosa divertente. Cioè, magari la potete fare anche con amici, che magari è ancora più divertente. Avete ovviamente il rischio maggiore di essere scoperti, perché comunque va bene una persona, cioè non andrebbe neanche bene una persona, però vabbè, va bene una persona che gira da sola in mezzo alle guardie, le può ammazzare, ha il controllo della situazione, ha tutto sotto controllo, ma diciamo che quattro persone, magari anche divertite dalla cosa, quindi che non prestano la necessaria attenzione a dove vanno e si concentrano magari su dove vanno gli altri, perché comunque è una cosa abbastanza che fa ridere, divertente, può essere un problema. Può essere un problema ai fini della conclusione della missione in modo corretto, diciamo così. Comunque, dicevo, cocaina giù. Ecco, se mi riesce, e se ovviamente questo video raggiunge 70 mi piace, raggiunge
abbastanza visualizzazione, farò Marquee Station, così, e volevo provare a fare anche Car Shop. Soltanto che non sono sicuro di una cosa. Nel senso, visto che il video è camminare all'indietro, cioè praticamente l'heist camminando all'indietro, solamente all'indietro, la cosa che mi viene da pensare è: ok, quando, beh, si può fare l'heist camminando all'indietro fino a quando sblocchiamo la macchina. Ma poi la macchina, come la porto? Cioè, come la porto alla zona dei container? All'indietro o no? Ovviamente la mia risposta sarebbe sì. Però, visto che comunque in Apocalisse ci si arriva per il pelo anche guidando normalmente, come si fa a tornare, cioè praticamente a guidare la macchina all'indietro? Allora, premettiamo una cosa, guidare la macchina all'indietro è possibile, nel senso che basta che vai all'indietro, guardando, praticamente cliccando Shift, si può vedere lo specchietto retrovisore, quindi la strada la vedi. E già questa è una buona cosa. Ma la cosa che secondo me non è buona è il fatto che, ovviamente, come nella realtà, le macchine che vanno in retromarcia non sono veloci quanto quelle che vanno normalmente. Cioè, è anche una cosa logica. E quindi mi stavo interrogando su questo fatto. Dovrei vedere se andando all'indietro, ovviamente non facendo errori di nessun genere, sia possibile arrivare alla zona dei container, cioè alla fuga, senza fallire. E niente, se volete provarlo anche voi prima di me, eccetera, eccetera, e volete darmi la risposta a questa domanda, sono anche ben contento di accettarla, cioè di sapere cosa succede, se si riesce, se non si riesce, se è impossibile, se è possibile, eccetera, eccetera. Quindi, se volete provarlo e poi farmi sapere, sono ben contento di questa cosa. Allora, io ovviamente qua accelero perché comunque vedere uno che porta le borse all'indietro, al sicuro, dove non ci sono guardie, dove non ci sono cose, è un po' una rottura, me ne rendo conto. E niente, sono arrivato a 8 borsoni più quello che ho buttato vicino al furgone, 9. E quindi mi accingo a prendere gli ultimi 3. Ora, qua ero un attimo indeciso perché di solito lì dove c'è la guardia che mi sta per vedere adesso, di solito c'è una telecamera. Quindi ero indeciso sull'ucciderla lì. Oppure aspettare che salga le scale. Ovviamente io ho preferito che salisse le scale, così il pericolo di telecamera non c'era più. E niente, la uccido e poi rispondo a cerca persone, come vedrete. E ho fatto anche lì un'azione abbastanza da incosciente, perché comunque, anche se ho ucciso le guardie, le due guardie che erano su al secondo piano, ci poteva essere ancora la guardia che guardava verso il corridoio in cui cioè dove ho ucciso quella guardia lì, quello che ho ucciso adesso con la Judge. Io stavo per non imbroccare la scala, e infatti il cercapersona ha cominciato a lampeggiare, però vabbè, alla fine ce l'ho fatta. E quindi mi sembra che adesso, vabbè, mi sbarazzo del cadavere per evitare appunto che esca una guardia di sopra e lo veda. E mi sembra che adesso vado nelle fogne. Ah no, è vero, no, salgo nelle fogne, ci vado dopo. Salgo e faccio il salto che molte persone che la prima volta che stanno su Shadow Ride non riescono a fare, e lo faccio all'indietro. Questo qua. Sì, beh, non è un salto difficilissimo, però capite che all'indietro non è una cosa facile. Comunque, io qua dentro il container mi sembra che trovi un borsone di soldi, quindi siamo a 10.
10 borsoni e gli ultimi due, appunto, come ho detto prima, li andrò a prendere al primo piano, dove prenderò un borsone di armi e mi sembra un borsone di coca. Quindi qua io apro la botola, mi dirigo ad aprire la porta, a scassinarla, per poi appunto entrare al piano terra, dove però vedo che c'è la guardia fissa, quella la stessa che ho visto all'inizio della missione, fissa al centro del salone lì. E capite ovviamente che io non posso entrare da questa parte, cioè potrei provare a entrare se fosse una missione normale in cui puoi camminare anche normalmente, non all'indietro, però visto che è una missione in cui devi camminare all'indietro non posso rischiare di mandarla alle erbacce, alle ortiche, così. Quindi decido di prendere questo borsone, quel borsone ok, quel borsone, andare a fondere la grata, questa qui, per poi mettere a posto questo borsone, l'altro borsone, quindi si arriva a 10 come dicevo prima, andare a prendere l'altra pasta termica e andare a fondere l'altra grata. Ok, so che così, detta così, non è non è il massimo, cioè non si capisce niente, però per chi è pratico della missione più o meno penso si dovrebbe capire. E comunque lo vedrete tra poco. Io adesso, portando questo borsone, non questo borsone, ma portando l'altro borsone, mi incastrerò in mezzo ai bidoni della spazzatura e robe varie. Comunque poi anche questo lo vedrete. Trasporto l'altro denaro, siamo a 10. E adesso direi di accelerare, perché comunque è una cosa abbastanza facile quella che farò. Ovviamente riesco a sgattaiolare nelle fogne prendendo l'altra pasta termica. Vado a fondere, ovviamente incastrandomi in ogni possibile buco delle fogne, l'altra grata, come ho detto prima, che si fonderà. Io andrò a salire la scala che porta ovviamente vicino alla guardia, che è statica, al primo piano. Andrò a prendere quel borsone di armi che è praticamente il 90% delle volte vicino alla botola dove sono spawnato. Sono sbucato adesso. E adesso cercherò di fare una cosa rischiosa, cioè praticamente entrare negli spogliatoi all'indietro, ma mi sembra che non ci fosse la cocaina, quindi entro qui, ovviamente quello è vuoto perché non si può mai avere una cosa facile in piedi due. Prendo la cocaina, la metto nelle fogne e ragazzi è finito il colpo. Io adesso accelererò ancora di più, perché ovviamente sono solo io che porto le borse all'indietro, quindi anche qua non penso che vi serva vedere me che porto le borse all'indietro, guardare me che porto le borse all'indietro. E quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia stata una sfida che vi sia piaciuta, che vi abbia fatto divertire, che magari condividerete anche con i vostri amici, perché ripeto è una cosa che non ha mai fatto nessuno su Payday. Ho cercato e ho visto in tutti i canali che conosco e anche quelli che non conosco, e spero che metterete mi piace, come ho detto a 70 mi piace la prossima sfida, perché comunque è abbastanza impegnativa. Spero che vi iscriviate, spero che commentiate e alla prossima, ciao a tutti ragazzi.